Nome: Paolo. Cognome: Pettinau. Data di nascita: 10/1/1943. Professione: medico. Segni particolari: donatore. Più di buongiorno, lui non c'è, carissimo amico. Non c'è nessuno. Il presidente dell'AIDO, Associazione Italiana Donatori d'Organo, regionale ovviamente, perché parliamo di donatori di organo in Sardegna. E partiamo però facendo capire che cos'è l'AIDO, che cosa fa l'AIDO. Certo, l'AIDO è un'associazione di volontariato, di puro volontariato, nata in Italia nel 1973, quindi 40 anni fa, 41 anni fa, a Bergamo addirittura. Ecco, poi, dove è a Bergamo. A Bergamo per iniziativa di un rappresentante di medicinali, quindi uno che collaborava con noi medici negli ospedali. No, diciamo, però aveva a che fare con noi, evidentemente. Informatore scientifico. Bravo, il termine è corretto. Informatore scientifico. E che evidentemente aveva recepito, girando per gli ospedali, le difficoltà nelle quali ci si imbatteva allora, tra l'altro sembra agli albori dell'attività trapiantologica, e le difficoltà a reperire gli organi e soprattutto a convincere i parenti, diciamo così, le persone decedute, a dare il consenso per il prelievo degli organi. E quindi ha pensato, appunto, quel lontano 73, di creare questa associazione che allora si chiamava un po' diversamente. Comunque, dopo poco tempo è stata trasferita a Roma, perché ovviamente la sede, c'è il ministero, non poteva essere diversamente. Certo. E da allora è nata praticamente, si è diffusa in tutta Italia, con una articolazione anche regionale, cioè ci sono 20 sezioni, una per ogni regione. Io appunto sono temporaneamente presidente della sezione sarda, poi ci sono delle sezioni provinciali, poi ci sono i gruppi comunali, ce ne sono tantissimi in Sardegna che curano direttamente questo tipo di attività. E l'AIDO è nata con lo scopo di diffondere la cultura della donazione, far capire a tutte le persone che non lo sapevano che cosa si intende per donazione, qual è lo scopo della donazione, la certezza che noi abbiamo che quando preleviamo un organo questo individuo è morto, e su questo e non ci sono tante polemiche. Esatto. E tu lo sai molto bene. Lo so bene, visto che sono 35 anni che più o meno lavoro in questo campo. Credo che la difficoltà appunto di Paolo, che noi chiamiamo Paolo, ma è il dottor Pettinau. Mi chiamo Paolo. Però grazie. Esatto, a noi piace in questa sede sdoganare un po' tutte quelle che sono le formalità e i formalismi, che Paolo ha riscontrato in tutti gli anni che appunto si occupa di questi temi, è proprio sdoganare o comunque togliere quel retaggio culturale, no? Sì. Quella cosa del oddio, se al mio caro gli viene spiantato un organo, è un po' come se uno lo violentasse, capito? Cioè, c'è questo concetto, c'era o c'è ancora? Credo che ci sarà ancora. Ma dunque, sicuramente c'era all'inizio, sicuramente c'era, infatti abbiamo attraversato dei momenti di difficoltà incredibili, diciamo, no, parlo così come noi medici che ci siamo sempre interessati di questo problema. Devo dire la verità che col tempo questo retaggio, come tu dicevi giustamente, eccetera, piano piano si è venuto allentato. Meno, si è allentato. Io credo per merito di tante cose, ma credo che in questo campo i mass media abbiano fatto, non perché sono qui in una sede giornalistica, diciamo così, ma hanno fatto come dire, la loro opera corretta. E questo fatto ovviamente non ha interessato in maniera uguale l'Italia. Sapete, l'Italia per tutte le cose è frammentata. Ecco, in questo contesto però mi fa piacere sottolineare, questo lo dico sempre, che la Sardegna è messa in una posizione molto positiva da questo punto di vista. Cioè, noi in Sardegna abbiamo i più bassi tassi di opposizione in tutta Italia, nel senso che quando noi ci rivolgiamo ai parenti e chiediamo il consenso, la stragrande maggioranza delle persone ci dà il consenso. Per capire come funziona tecnicamente, sì, la donazione o l'accettazione del donatore, che poi dice ok, quando e se mai toccherà a me, quando toccherà a me io do il consenso, sì. Cosa bisogna firmare, qual è l'iter? Sì, okay. Perfetto, una correttissima e che direi che è anche il punto centrale, perché vedete, quando ci troviamo davanti ad una persona che è deceduta in un reparto di rianimazione, perché di questo si tratta, ovviamente questa persona deceduta è arrivata sicuramente in coma, non è stato
insomma, in grado di parlare con noi. Allora, se lui aveva in vita già deciso di essere un donatore, tutto è molto semplice, perché i parenti tirano fuori un documento dal quale viene fuori. Ma spesso ce l'hanno addirittura nell'ata. Io, per esempio, nel mio borsellino ho un patentino, un foglietto, un documento. Allora, ci sono, bastano tre possibilità. Ma è un'autocertificazione? Un'autocertificazione, praticamente è sufficiente anche un pezzo di carta in cui ci sia scritto: io, Paolo Pettinao, nato a Cagliari, dichiaro che al momento della morte i miei organi possono essere utilizzati a scopo di prelievo e trapianto. E lo firmo, data e firma. Ecco, questo pezzo di carta vale comunque. Non è necessaria, appunto, una... Senti, e se si oppone un parente? Perché no, io lo so già che alcuni parenti... Se tu hai fatto come il testamento, se ti opponi... Io so dei parenti che non erano d'accordo. Capito, ma se c'è un documento... Quasi simile. Allora, intanto, a me personalmente, in tantissimi anni, tantissimi illustri di attività, non mi è mai capitato. Nel senso, no, è capitato questo, che io ho fatto per 25 anni il primario della rianimazione dell'ospedale Brozzo di Cagliari, dove abbiamo iniziato l'attività di prelievi d'organo. E quando, raramente, è capitato qualche volta, in cui in presenza di un individuo deceduto, con un documento che attestava la sua volontà di dare, i parenti, per esempio, mi ricordo la moglie di un avvocato, tanto tempo fa, che mi ha detto: guardi, professore, io sono fondamentalmente contraria, però mio marito ha questo documento, io voglio rispettare il parere di mio marito. Ecco, questo direi che per fortuna succede nella stragrande maggioranza dei casi. Difficile perché uno... potrebbero impugnare il documento e dire no, io potrebbero, però d'accordo. Non hanno ragione, nel senso che io, sai perché te lo dico, Paolo? Perché ho parlato con un parente che era in contrasto con la volontà del paziente, però, cioè, ma io sono contrario, adesso decido io. No, non decide lui, per un motivo molto semplice, perché tra i due elementi, chi è morto e il parente, la persona più debole è chi è morto, perché non si può difendere. Questo è vero. Però ha espresso una volontà in vita, quella volontà irreversibile. A meno che uno non cambi idea, a quel punto lì presenta un altro annulla che debba essere scritto nello stesso modo, con una data successiva. Il sistema migliore, io sostengo, non perché sono presidente dell'AIDO, ma perché è così, è quello di iscriversi all'AIDO. Se tutti gli iscritti all'AIDO, a seguito di un decreto del Ministero della Salute di una decina d'anni fa, sono automaticamente dei donatori d'organo, nel senso che il dato, io sono iscritto all'AIDO ovviamente, il mio nome non può essere verso me io e tutta la mia famiglia, i miei dati sono inseriti in un database all'interno del Centro Nazionale Trapianti, quindi risulta sempre comunque che io sono un donatore. Se per caso io o una persona comunque sia, insomma, che si trova nelle mie condizioni, decede in un reparto di rianimazione, il medico della rianimazione la prima cosa che fa è, lui ha una chiave di accesso, arriva a questo, diciamo così, terminale e vede il mio nominativo tra coloro che sono stati iscritti all'AIDO, significa che è un donatore. Ah, ecco, quindi praticamente. Senti, una domanda, ma c'è anche un'età, per esempio, io mi avvicino ai 69 anni, sono ancora in grado? Sempre. Sempre. È aperto a tutte le età. Allora, questa è una domanda molto, molto intelligente. Anche pertinente. Molto intelligente, perché questo è, come dire, tanto è vero che fino, diciamo così, una decina di anni fa, quando io parlavo di trapianti, di prelievi di trapianto, dicevo io stesso davanti all'uditorio, oltre un certo numero di anni non se ne fa niente. Abbiamo scoperto negli ultimi tempi che l'età anagrafica non ha nessunissimo valore. Quello che conta è l'età biologica dei miei organi. Ecco. Io ho visto nella mia attività, credo di aver seguito centinaia e centinaia e centinaia di prelievi d'organo, ci sono delle persone giovani che hanno, faccio l'esempio del fegato a pezzi, basta pensare. Sì. Non ci va molto a capire che cosa distrugge il fegato. Al piacere del bere un po' troppo. Oppure un polmone, o i polmoni non particolarmente. Di un fumatore particolarmente. E mentre abbiamo trovato, visto e utilizzato degli organi di persone, abbiamo prelevato il fegato di una signora di 82 anni, di una signora di 86 e anni. E portava benissimo. Benissimo, e questi organi sono stati trapiantati e continuano a funzionare. Nel mondo, diciamo, c'è un dato.
che penso che sia la persona più anziana che ha dato un organo a Miami, mi pare, di una signora di 96 anni che è deceduta per un'emorragia cerebrale, alla quale è stato prelevato il fegato, regolarmente trapiantato e regolarmente funzionante. La, la domanda che è quella del profano, cioè proprio del mi metto dalla parte del telespettatore o dell'ascoltatore, no? Ok, 96 anni, l'organo perfettamente funzionante, ma quell'organo, al di là dell'età biologica, che uno dice ok, non avrà 96 anni, magari ne avrà biologicamente 70. Mettiamo così. 26 in meno. Sì. Ha una durata come possibilità di funzionamento minore rispetto a uno che ne ha 30, comunque magari pur malmesso? Altra domanda assolutamente corretta. Sì, in realtà c'è una differenza, tanto è vero. Cioè, se no è come comprare la macchina nuova e comprare la macchina usata. In grosso modo. Però anche sulle macchine usate c'è, cioè la macchina usata. Ah, no, sì, certo, tenuta bene. Tenuta bene quella tenuta da chi proprio non ama, non ama le macchine. Ma dice, vale anche per il cuore. La stessa cosa per il cuore, sì. Anche noi, il cuore, sì, che noi è molto sensibile. Noi abbiamo prelevato dei cuori anche delle persone. Adesso negli ultimi tempi, tra l'altro, si è messa a punto una metodica. Beh, un cuore ottantenne, dai. No, un cuore di ottantenne non ne abbiamo prelevato. No, non abbiamo prelevato. No, però di ultra sessantenni e anche 65enni, sì. Attualmente c'è un metodo che attualmente c'è da diversi anni, che permette di valutare se questo, cuore funziona bene o male. Si chiama eco stress. Vabbè, insomma, una cosa quello tecnica. Sì, lo vediamo prima. Per tornare alla domanda che mi hai appena fatto, è logico che se io ho un cuore di facciamo il fegato, che è sicuramente l'organo che più di altri può essere prelevato da persone, anziane. Il fegato, sì, se uno ha svolto una vita. Invecchia meno degli altri organi. Se lo tratti bene. Se lo tratti bene. Hai capito quel discorso? Come diceva mio amico, bisogna volersi bene e voler bene i propri organi. E lì siamo d'accordo con te. Dicevo, è chiaro che se io ho un fegato prelevato da un ottantenne, non lo trapianto a un sedicenne. Perché il sedicenne, se il trapianto va bene, e i trapianti durano ormai anche 20, 25, anche 30 anni, non è giusto dargli questo. Ha un'aspettativa di vita un po' più lunga di uno che magari. Allora, un fegato anziano, un organo di una persona anziana, lo diamo a un ricevente anziano. Ah, ecco la similitudine. C'è la compatibilità. Sì, anche il buon senso. Anche il buon senso. Anche il buon senso. Questo però, sapete che è molto importante, perché fino a non molti anni fa, siccome non si prelevavano gli organi delle persone anziane, non si trapiantavano le persone anziane. È vero, un altro prima. Adesso invece si trapiantano anche le persone anziane. La scienza è andata. D'altra parte, perché un uomo che ha 80 anni non deve essere. Aiutato a continuare a vivere. Se può aver vivere altri 15 anni. Ma io ne sono ultra convinto. Anche sono un asserto. Anche tu. Beh, io sono. Abbiamo quasi la stessa età. Dai, io ho qualcosa in più di te. No, ma io ho qualcosa in più. Sì, è vero, ma io lo volevo mai. Diciamo che c'è da un lato c'è la volontà e l'idea che questo sia, dall'altro c'è l'impegno e la professionalità di un professore che ha vissuto la vita per questi motivi e continua a farlo. Torniamo tra poco, continueremo a farlo anche noi, cioè chiacchierare con il presidente dell'AIDO, il professor o dottor, professore, adesso non so qual è la parte, perché io ho detto nessuna dottore, importanza. Nessuna importanza. Paolo Pettinato, perfetto. Guarda, veramente solo. Torniamo tra poco. I titoli non contano. Si parla di autunno in Barbagia perché un altro weekend sta per cominciare e quindi si va in giro questa volta per tre località meravigliose della Sardegna. A raccontarcele come sempre Valeria Lai dell'ufficio al pubblico, ufficio aperto al pubblico della Camera di Commercio di Nuoro. Buongiorno e bentornata. Buongiorno Valeria. Buongiorno a tutti. Allora, dove ci dirigiamo questo fine settimana? Oggi facciamo un trist di appuntamenti. Iniziamo con Anè, ad un anno dall'alluvione. Le Cortes raccontano la vita di un paese tra tradizione e cultura, e Onani inizia appunto la sua tappa di autunno in Barbagia questo pomeriggio alle 16. Ci tengo a segnalare infatti il convegno regionale Borghi Autentici sul tema paesaggio, biodiversità e adattamento al cambiamento climatico, con nuove sfide proprio per le comunità locali. Purtroppo nel giorno in cui a Genova un morto ha ancora preso l'onore delle cronache legate alle alluvioni. Infatti, proprio per partire da quelle che sono state le difficoltà, non vorrei dire proprio anche le tragedie che ha vissuto questo territorio, che ha cercato appunto di ricostruire e ripartire spesso con le forze proprio di chi ci abita, che Onani riprende appunto e vuole essere presente come tappa di autunno in Barbagia con la propria storia, aprendo le proprie corti, ma iniziando appunto i suoi tre giorni con un convegno come quello di questo pomeriggio. Continuerà con un percorso delle corti
Fortis, che sarà accompagnato come sempre, come ci piace appunto, mostrando le arti e gli artigiani intenti al lavoro. Infatti sabato mattina vedremo la lavorazione della semola, della farina, del pane, della pasta, sempre accompagnate dalla musica degli organetti e la possibilità di vedere in questi tre giorni sia una rievocazione storica medievale, sia la lavorazione magari del dolce della festa. Ma c'è anche Meana Sardo, che apre appunto, abbiamo detto, il suo paese. Tra le viuzze del centro storico sarà possibile sabato 11 e domenica 12 osservare e assaporare nei diversi stand l'economia del paese. Un stand che vanno appunto a proporre i prodotti tipici, che sono la concretizzazione delle attività economiche, quindi dai formaggi, ai vini, ai dolci, eccetera. È interessante per Meana Sardo la possibilità di effettuare una visita guidata al sito archeologico di Nolza. Abbiamo uno dei nuraghi più noti dell'età del bronzo, dove nel corpo centrale addirittura arriviamo ad un'altezza di 13 metri e intorno un villaggio nuragico di oltre 2 ettari. Bello. E poi si chiude con Gavoi tre giorni a partire da questo pomeriggio, sabato e domenica. Cittadina tra letteratura, tradizione e cultura ben nota, ma che in questi tre giorni appunto dà la possibilità di visitare ovviamente chiese, mostre ed escursioni e visite guidate, laboratori creativi anche per bambini, questo è interessante soprattutto per le famigliole, come tra domenica dalle 10 alle 12 segni universali, un laboratorio insieme al MAN, al Museo di Nuoro. Possibilità poi domenica, vi segnalo per esempio un itinerario degustativo, interessante anche soltanto a dirlo, nel centro storico, proprio per osservare l'eccellenza del fiore sardo con vini rossi della Sardegna. È interessante anche in questo caso segnalare la collaborazione di diverse cantine. Poi ovviamente non possono mancare i tamburini, cantata per una voce sola di Marcello Foise con l'associazione culturale L'Isola delle Storie, che ben conosciamo. Benissimo. Direi che hai dato un ventaglio di opportunità attraverso questi tre paesi meravigliosi che fanno cultura e che ovviamente sono legati all'autunno in Barbagia, per decidere di anche attraversarli tutti e tre in un solo weekend. Insomma, sì, il tempo, il clima aiuta e i turisti, come dicono le cronache, sono ancora qui e anche tanti, perciò speriamo possano avvicinarsi. Grazie a Valeria Lai e grazie alla Camera di Commercio di Nuoro, insomma, Nuoro, dell'ufficio aperto al pubblico, che con queste giovani donne, devo dire, ha preso sicuramente un modo di parlare, una pill interessante. Sì, sono molto preparate. Ciao Valeria, grazie, buona giornata, ciao, al prossimo weekend. Ciao, alla settimana prossima. Beh, Autunno in Barbagia è un'altra di quelle realtà belle che attiri un po' tutti. No? Io sono entusiasta di queste cose qui. Sì, no, anch'io, anche a me piacciono molto, anche se poi il tempo per riuscire a fare questi weekend è poco. Una domanda: quanti interventi fate ogni anno in Sardegna? Ma interventi di trapianto? Sì, quindi quante persone in realtà ricevono un organo e possono sperare di continuare a vivere? Mi pare che adesso, noi abbiamo cominciato nell'88, il primo trapianto abbiamo fatto il 16, tra la notte tra il 16 e il 17 gennaio del 1988 su una signora di Armungia che ha trapiantato un rene. È il rene che sta ancora funzionando, distanza, la signora è ancora in vita, ha avuto figlie. Devono prendere il medicinale per il rigetto. Sì, devono prendere medicinali per tutta la vita, perché l'organismo rifiuta un corpo estraneo. Però attualmente abbiamo a disposizione dei farmaci che permettono di assolutamente tollerabile. Tra l'altro, anche in questo contesto, l'AIDO è impegnata, perché l'AIDO finanzia o comunque compartecipa alla ricerca sui farmaci antirigetto. Dunque, attualmente i trapianti si fanno soltanto all'ospedale Brozzo di Cagliari, perché fino a qualche anno fa si facevano trapianti di rene all'ospedale di Sassari, Santa Nunziata di Sassari, e ormai sono 5 anni che non se ne... mai? Ma problemi organizzativi locali, vabbè, insomma, il discorso ci porterebbe molto lontano. Tra l'altro, io al riguardo sono molto sarei molto pesante, molto critico, e quindi non voglio dire assolutamente niente. All'ospedale Brozzo attualmente si fa tutto l'ospedale Brozzo: trapianto di rene, trapianto di fegato, trapianto di pancreas, rene pancreas, e trapianto di cuore.
Io ho i dati aggiornati per quanto riguarda quest'anno, al 16 che mi ha fornito il Centro Regionale Trapianti, al 16 di settembre, e abbiamo fatto al 16 settembre 59 trapianti, il che significa che 59 in 8 mesi, quindi no. Abbiamo a disposizione ancora un trimestre e mezzo, significa che supereremo sicuramente i 70-75 trapianti. Allora, no. So che ci vorrebbe una puntata intera, probabilmente sto guardando l'orario e sono già le 8.53, siamo agli sgoccioli. Non possa tornare. No, certo, ci mancherebbe, anzi torneremo, però come volete. Uno dei principali problemi è sempre la famosa lista d'attesa, perché chi aspetta ha subito un fegato, perché alla fine un trapianto molto in quella direzione, so che c'è tanta gente, no? Che... Però si fanno più trapianti di rene. No, certo. Però insomma, sul trapianto in generale c'è una lista d'attesa. Come funziona? Quali sono le priorità? Chi è a casa adesso e magari ha una situazione che sta aspettando questo miracolo? Il miracolo è il termine corretto, perché io l'ho sempre definito come un miracolo laico. Il trapianto è un miracolo laico, cioè un miracolo che lo accetta anche un laico, cioè che non è necessario essere non è la divina provvidenza, è un miracolo laico, e ci aiuta anche la divina provvidenza per chi crede, ma certo. Dunque il problema della lista divina di provvidenza, attesa, alzo la mano, io penso più a quel tipo di lista di attesa. Il problema della lista di attesa si pone soprattutto per i trapianti di rene, perché sono quelli più numerosi, ce ne sono tantissimi. Allora la scelta sul ricevente viene fatta innanzitutto in base alla cosiddetta tipizzazione. Noi dobbiamo cercare di far sì che l'organo trapiantato abbia la minore possibilità di essere rigettato. Pur che si fanno una serie di esami con confronto tra l'organo da trapiantare e il ricevente, per vedere per darlo a quel ricevente che meno di altri creerebbe problemi di rigetto. E poi ci sono una serie di punteggi che vengono dati al ricevente, tenendo conto che chi riceve un rene, che è in lista di attesa per un rene, è in dialisi. Molti da qualche anno si fa una sorta di score, cioè un punteggio, chi ha il punteggio più alto viene utilizzato, per cui non è la scelta è data da un computer sul quale non è possibile accedere. Assolutamente. Quindi non c'è la mano del parente piuttosto che dell'interessato, se non di qualche altra persona che ogni tanto tenta di intervenire. Non abbiamo dubbi. Io che ho fatto per 4 anni il coordinatore del centro regionale, avrei avuto, dillo la verità, che è anche umano. Fino a un certo punto. Ho ricevuto molte sollecitazioni, per fortuna avevo dalla mia parte il dato che il computer. Per quanto riguarda invece il trapianto di fegato, il trapianto di rene, di cuore, per i quali abbiamo una lista di attesa molto più ridotta, lì la scelta del ricevente, a parte quei dati di confronto sulla compatibilità, l'età anche come abbiamo detto prima, viene data in base alla gravità. Cioè nel senso che si stabilisce una scala di gravità con dei punteggi ben precisi e si sceglie il ricevente che si trova nelle condizioni peggiori. Che governerà molto la gravità, vero? Risposta chiara e anche esaustiva. Abbiamo giusto telegraficamente il tempo per chiederti come ci si iscrive all'AIDO, quali sono i parametri, i passaggi da fare. Dunque, ci si iscrive all'AIDO scaricando dal sito www.aido.it il modulo di iscrizione. Il modulo di iscrizione va regolarmente compilato, firmato e va inviato a degli indirizzi che sono presenti sempre nel sito. Dopo un po' di tempo noi consegniamo la tessera di iscrizione all'AIDO. Se siamo riusciti a far capire quanto importante sia diventare donatore d'organo, allora fate questa iscrizione. Se non ce l'abbiamo fatta in questa circostanza, ce la faremo allora nella prossima, quando tornerà Paolo Pettinaro ci verrà a trovare. Il presidente regionale dell'AIDO. C'è un lungo messaggio, vedo in bassa frequenza. Ho acceso la TV ora, fantastico programma. Volevo solo dire che il mio ragazzo è stato trapiantato di rene. Preemptive, non riuscivo a leggere. Senza entrare in dialisi. Il rene gli è stato donato dalla madre. Complimenti per l'intervista al professore, è stato molto bravo a spiegare tutte le fasi del trapianto da ogni punto di vista. Parlatene spesso, la donazione è vita. Questo è un messaggio che
allora no, attesta no, quanto sia importante quindi, sempre parlare di questi temi. Sei vincolato, quindi dovrai tornare, Paolo. Volentieri, ciao, Paolo. Volentieri, a vostra disposizione. Grazie, grazie di cuore al presidente dell'AIVO. Grazie a voi e a tutti coloro che e grazie a chi ci ha scritto, e ovviamente tanti cari abbracci e un grosso in bocca al lupo con un viva il lupo, che io sostengo sia sempre meglio che in bocca al lupo crepi il lupo, visto che il lupo ogni tanto facciamolo vivere. Assolutamente, no? Assolutamente. Per il fidanzato di questa teleascoltatrice. Ci fermiamo nel senso buono del termine, nel senso diamo la linea a quei due dell'abitacolo, ha presente? Sì, lungo e largo.